Presidente Giuseppe Bellocco è evidentemente soddisfatto sia del risultato che del gioco in campo esterno. Diciamo che oggi è stata una partita un po' tosta, sapevamo fin dalla vigilia che sarebbe stata una partita che d'altra parte con una squadra così attrezzata del Borgo Grecanico non sapevamo di avere un banco di prova molto duro. Siamo riusciti a far nostra la posta in palio, penso meritatamente, perché al di là della traversa sull'1-0 nella prima frazione di gioco, il Borgo Melitese non è che abbia poi sfruttato in maniera eccessiva la mole di gioco che ha sviluppato. D'altra parte non abbiamo corso per particolari pericoli nell'arco della gara, quindi penso che tutto sommato sia stata una vittoria più che meritata. Primo intoppo casalingo per l'ex capolista Borgo Grecanico Melitese, mister Antonio Cormaci. Doveva accadere prima o poi, non è che pensavamo che potevamo vincere tutte le partite. Dispiace perché alla fine la partita probabilmente l'abbiamo giocata come dovevamo, abbiamo subito poco, abbiamo creato in modo eccessivo forse, però queste partite si decidono in episodi e così è stato. Se fosse entrata forse la palla di Zaccone che è finita sulla traversa avremmo visto un'altra partita. Noi abbiamo reggito, abbiamo cercato in tutti i modi di portare almeno in pareggio la gara, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Ci lecchiamo le ferite e da lunedì iniziamo a lavorare per la prossima partita. Sappiamo le difficoltà che questo campionato non le scopriamo oggi, quindi dobbiamo cercare in questo momento di unirci ancora di più e di allenarci per andare ad affrontare la prossima gara.